Siglato protocollo tra il FAI ed i carabinieri di Agrigento. Ucciso 26enne a Palermo, omicidio-suicidio nel Messinese, tentato omicidio a Cani Catti, gambizzato 17enne a Catania, palmese minaccia di morte la moglie, aggredita coppia di gay in vacanza a Palermo. Il PD chiede un confronto pubblico tra l'ex sindaco di Agrigento e l'attuale, successo per la raccolta firme della Lega a San Leone. Calcio, Basilio Borgo presenta due nuovi libri sull'Acragas e intanto i biancazzurri pareggiano con la Folgore. Basket e volley, vittorie per la Fortitudo e la SEAP. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Siglato protocollo d'intesa tra i carabinieri e il FAI per le giornate di primavera ad Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Presidente, ci anticipa quali saranno i luoghi FAI che saranno aperti e quest'anno c'è una novità, considerando che ci troviamo presso una caserma dei carabinieri. Sì, saranno due giorni di festa, il 5 e 6 giugno, dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 18, non soltanto da Agrigento ma anche a Cani Catti. Infatti c'è presente il sindaco con l'ex chiesa di Santa Barbara. La novità è sicuramente l'apertura di questa splendida realtà che è la caserma Biagio Pistone, dove abbiamo fatto anche la conferenza stampa, ma saremo anche a Santo Spirito, l'officina delle tradizioni culturali qui accanto e poi la biblioteca comunale. Sarà una festa principalmente perché avremo i giovani, gli apprendisti ciceroni che ci collaborano e che dopo un periodo di lockdown molto difficile adesso si riaprono alla città e faranno conoscere queste bellezze. Saremo anche alla Colimbetra, che è reduce da un bel evento proprio ieri sera, quindi credo che sarà una bella festa. Vi aspettiamo 5 e 6 giugno dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 18. Grazie speciale al FAI che attraverso un'azione di volontariato reale aprirà, renderà fruibile questa che è la caserma Biagio Pistone, già Palazzo Vadalà, insieme a tanti altri beni. La renderà fruibile in un momento speciale, in un momento di reale riapertura alla cittadinanza. Verrà coinvolta anche la chiesa di Santa Barbara, una chiesa più antica, la più antica di Cani Catti, sconsacrata già da parecchio tempo, ma queste due giornate consentono a un territorio di promuoverlo, di farlo conoscere alle generazioni. È un'opportunità e per questo ringraziamo il FAI regionale, ringraziamo l'Arma dei Carabinieri per averci coinvolto in questo progetto di crescita. Anche la Colimbetra coinvolto ovviamente nelle giornate FAI del 5 e 6 giugno? Sì, anche il giardino sarà aperto al pubblico come ogni anno. Le giornate FAI di primavera al giardino saranno nelle mattinate del sabato e la domenica, l'ingresso da Porta Quinta dalle 10 alle 13. Il centro delle giornate FAI al giardino è l'iniziativa delle arnie delle api nere, questa preziosa varietà di api che è stata reintrodotta nel nostro territorio in collaborazione con Coop Alcarub. Fa parte di un progetto ancora più ampio, che è quello denominato Diodoros del Parco della Valle dei Templi. Ci sarà la possibilità per i più piccoli di partecipare a un laboratorio didattico ricreativo, ci saranno le visite guidate, verrà raccontata appunto questi primi 20 anni di Colimbetra e ci sarà la possibilità di prenotare un tavolo per fare il picnic lì all'interno del giardino. La scuola partecipa fattivamente alle iniziative anche quest'anno? Sì, il 5 e il 6 giugno si terranno le giornate FAI di primavera, che coinvolgeranno anche questa volta gli studenti e le scuole che partecipano della città e della provincia. Apprendisti ciceroni sono i ragazzi che avranno il compito di accogliere, di accompagnare all'interno dei siti, dei beni prescelti i visitatori. Per noi delegati del FAI le aperture del bene significano anche apertura dopo lunghi lockdown e quindi messaggi di speranza, messaggi di fiducia, messaggi proprio di un clima positivo e di rinascita. Quindi non potevamo chiaramente lasciare fuori i nostri ragazzi, i quali, pur vivendo un periodo sicuramente stancante, ovvero la chiusura dell'anno scolastico, stanno mettendo veramente molto impegno, molto entusiasmo per offrire alla cittadinanza la meraviglia di questi beni. Le scuole che partecipano sono il liceo Leonardo, il liceo Politi, l'istituto Nicolo Gallo
è il liceo Ugo Foscolo di Canicattì, e quindi grazie ai dirigenti scolastici, grazie ai docenti che oggi sono qui perché accompagneranno tutto questo percorso, e grazie in particolar modo ai ragazzi, i veri protagonisti di questa esperienza. Omicidi a Palermo. Un giovane di 26 anni, Emanuele Burgio, è stato ucciso con 3 colpi d'arma da fuoco nel popolare mercato della Vucciria, centro della Movida. Il padre, già condannato per mafia, è considerato il cassiere del clan di Porta Nuova. Il movente dell'omicidio sarebbe uno scontro per il controllo dello spaccio di droga, in particolare cocaina. Burgio, raggiunto da 3 colpi di pistola al torace a 1 di notte, a pochi metri dalla sua abitazione. Il commando sarebbe di 3 persone arrivate in scooter, una modalità che fa pensare ad un agguato. È stato un residente a chiamare la polizia, ma il giovane era già stato portato in ospedale dagli amici che erano con lui. Pare che Burgio avrebbe allargato il suo giro di spaccio dalla Vucciria al Borgo Vecchio. A Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina, Mariolina Nigrelli, 40 anni, è stata trovata dal marito impiccata con la figlia Alessandra di 14 anni nella casa di campagna. È stata trovata anche una lettera d'addio scritta a mano su un tavolo rivolta al marito Maurizio Mollica, e in cui, dopo aver raccontato alcune difficoltà, la Nigrelli ha scritto: "Porto via con me Alessandra". Un caso che appare dunque di omicidio-suicidio. Vediamo. Dramma familiare a Santo Stefano di Camastra. Una donna di 40 anni e la figlia 14enne sono state trovate morte nella loro casa di campagna. Le due donne sarebbero state trovate impiccate. A fare la macraba scoperta sarebbe stato il marito della donna. La pista privilegiata resta quella dell'omicidio-suicidio. L'indagine è curata dai carabinieri della città della Ceramica e dalla procura di Patti. Per ore sulla casa, situata a qualche chilometro dal centro cittadino, nella zona del santuario di Letto Santo, sono stati eseguiti rilievi per cercare di chiarire le ultime ore di vita delle due vittime. Al vaglio degli inquirenti anche i post pubblicati dalla quarantenne sui social. La famiglia portava avanti una vita riservata e spesso trascorreva le giornate nella casetta di campagna. A Santo Stefano di Camastra, comune del Messinese con poco più di 4.000 abitanti, mamma e figlia erano conosciuti e nessuno poteva immaginare questo epilogo. Il marito lavora in un'azienda della zona. Sarebbe stato proprio quest'ultimo ieri a cercare la moglie e la figlia al telefono, non ricevendo risposta. Dopo vari tentativi, l'uomo è andato a controllare nella villetta di campagna, facendo la terribile scoperta. La notizia ha sconvolto la comunità stefanese, che oggi si interroga sulle motivazioni che stanno alla base della tragedia. Per i funerali di Mariolina ed Ale, trovate morte nella loro abitazione di campagna, nella città della Ceramica, sarà lutto cittadino. Lo ha annunciato il sindaco Francesco Re. Adesso è il momento del dolore e della solidarietà, che deve spingere ognuno di noi stefanesi a stare accanto a Maurizio. Ai familiari tutti che si trovano a vivere un momento drammatico, è anche il momento in cui chi fosse eventualmente a conoscenza di fatti e circostanze utili a facilitare gli inquirenti a ricostruire quanto accaduto si mette immediatamente a disposizione degli stessi e collabori. Soprattutto il momento nel quale la società civile, istituzioni pubbliche, l'intera comunità stefanese debbono interrogarsi e riflettere su ciò che ha impedito di percepire la condizione di latente disagio interiore, di sofferenza, per non aver saputo captare il bisogno di vicinanza e di aiuto di cui necessitavano Mariolina ed Ale. Quando accadono fatti come questi, continua il sindaco, c'è sempre una responsabilità collettiva che deve spingere tutti a riflettere su quanto e di più poteva e doveva essere fatto per supportare condizioni di fragilità psicologica amplificata da 15 mesi di isolamento e di restrizioni sociali patiti a causa dell'emergenza Covid-19. È dovere collettivo di ognuno di noi farlo, non solo perché non si ripetino più simili eventi, ma soprattutto perché una comunità è più forte solo se riesce a essere più solidale e non lasciare indietro nessuno. Il primo cittadino ha fatto poi sapere che per il giorno dei funerali di Mariolina ed Ale verrà proclamato il lutto cittadino. Il sabato sera si è trasformato in tragedia per 7 persone di Rosolini rimaste vittime di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 23. Il bilancio dello schianto avvenuto sulla Modica Rosolini in provincia di Siracusa è di 1 morto e 6 persone rimaste feriti. Ancora da chiarire ciò che è accaduto in contrada Masciucugno all'incrocio con via Sant'Alessandria, a 500 metri dal centro commerciale dell'Eremo. Dopo uno scontro, 2 delle 3 auto coinvolte avrebbero finito la propria corsa contro un muro a secco che delimita la strada. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e i carabinieri della stazione di Pachino. I feriti sono stati trasportati all'ospedale maggiore di Modica.
Nella notte, subito dopo il ricovero, Salvatore Papaleo, 18 anni, di Rosolini, è morto. Si trovava da solo a bordo di una Peugeot. La Procura della Repubblica di Siracusa ha aperto un'inchiesta. Tentato omicidio a Canicattì in una traversa di via Libia, dove un uomo di 60 anni è stato aggredito a colpi di bastone e poi è stato investito da un Fiat Doblò. Con un elisoccorso del 118 è stato trasportato prima all'ospedale Sant'Elia Caltanissette e poi al Policlinico di Messina a seguito di una grave emorragia interna. La prognosi è riservata, il ferito in coma farmacologico. La polizia ha interrogato alcuni testimoni di quanto accaduto. Altre due persone, una giovane donna e un uomo, sono ferite lievemente e sono state soccorse all'ospedale Barone Lombardo a Canicattì. Il movente dell'aggressione sarebbe legato a contrasti tra due gruppi familiari per un fidanzamento non condiviso. Un 17enne incensurato è stato ferito a una gamba da due uomini su uno scooter con il volto coperto da caschi integrali. È avvenuto a Catania, nel quartiere periferico di Monte Po. Indagano gli agenti della squadra mobile della questura. L'episodio potrebbe essere maturato nel mondo dello spaccio della droga. I carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro hanno arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia un uomo di 29 anni. I carabinieri, allarmati al 112 dalla suocera di lui, lo hanno sorpreso intento a minacciare di morte sua moglie, dopo aver tentato di soffocarla alcune ore prima. La procura di Agrigento ha ascoltato la donna e sono emersi tanti altri episodi di violenza e maltrattamenti che si sono susseguiti da oltre 3 anni. Lui è in carcere, lei è protetta dai carabinieri. Una coppia di gay è stata aggredita a Palermo in via dell'Università. Un gruppo di ragazzini li ha circondati vicino via Macheda, nel centro storico della città. I due di Torino erano in vacanza nel capoluogo e stavano cercando un albergo. I ragazzini prima li avrebbero insultati perché i due si tenevano per mano, poi li hanno circondati ed aggrediti. Una delle due vittime è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale del 118 e portata al pronto soccorso. Indaga la polizia, che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire agli autori del gesto. Investe un 49enne di Licata che stava attraversando via Roma a Palma di Montechiaro e, anziché fermarsi per prestare soccorso, accelera e abbandona la zona. A scappare, facendo perdere almeno per il momento ogni sua traccia, è stata una motocicletta. Tante, anzi tantissime, le persone che hanno assistito all'incidente stradale si sono subito prodigate per richiedere l'intervento dell'autoambulanza del 118. Il licatese ferito, che era arrivato a Palma di Montechiaro per fare alcune sue personali commissioni, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso. Non è risultato essere in pericolo di vita, anche se ha riportato una frattura ad una spalla e ad un braccio. Il 49enne ha formalizzato denuncia a carico di ignoti alla stazione dei carabinieri. I militari dell'arma di Licata hanno avviato le indagini per cercare di dare un nome e un cognome a chi guidava quella motocicletta e si è reso responsabile di fuga dopo incidente stradale, omissione di soccorso e lesioni personali. Omicidio di Roberta a Siracusa. Non si vede chi le ha dato fuoco, dice l'avvocato che difende Pietro Monreale, il giovane accusato di aver ucciso e dato alle fiamme l'ex fidanzata di appena 17 anni. C'è il servizio. Rompe il silenzio l'avvocato che difende Pietro Monreale. In una nota illegale, Gaetano Zunta, del Foro di Catania, dà la sua versione del video che è stato mostrato durante l'incidente probatorio nell'aula del Tribunale a Termini, davanti al GIP Angela Lopiparo e il PM Giacomo Barbera e il procuratore capo Ambrogio Cartosio. Le immagini non mostrano il momento in cui si ha l'innesco del fuoco e nemmeno che ha provocato l'accensione, dice l'avvocato che difende Monreale, il giovane accusato di aver ucciso e dato alle fiamme l'ex fidanzata Roberta Siracusa di appena 17 anni, dopo le notizie trapelate sul contenuto di un video depositato dalla procura di Termini Imerese durante l'incidente, per l'appunto probatorio, di mercoledì scorso, in cui sarebbe stato ripreso l'omicidio, chiaramente avvenuto a Caccamo, nella notte tra il 23 e il 24 gennaio scorsi. La scena è stata immortalata da una telecamera di sorveglianza che si trova in un locale vicino al campo sportivo di Caccamo, dove secondo il procuratore Ambrogio Cartosio e il sostituto Giacomo Barbera la ragazza sarebbe stata prima colpita e poi bruciata.
Il cadavere sarebbe stato poi trasportato lungo Monte San Calogero e gettato in un dirupo dove lo stesso Monreale aveva portato i carabinieri il giorno dopo il delitto. L'indagato non ha mai confessato di aver ucciso l'ex fidanzata, ma ha spiegato che la giovane si sarebbe cosparsa di benzina e data fuoco da sola gettandosi nel dirupo. Lui avrebbe anche cercato di salvarla. In quel punto però non sarebbero state ritrovate tracce di incendio. In base alla autopsia, la morte di Roberta Siragusa non sarebbe frutto né di un suicidio né di un incidente. Per la difesa di Monreale, nel video si vedrebbe unicamente una fiammata che si staglia nel buio della notte per una dozzina di secondi, che si sposta da destra verso sinistra rispetto alla visuale del video, adagiandosi per qualche minuto sulla parte bassa sino a spegnersi. Da tale video spiega l'avvocato, per la lunga distanza che separa la telecamera dal luogo della fiammata non si vede nessun uomo che dà accensione alcuna alla povera Roberta. Il filmato mostra 10 minuti estrapolati da un video di 6 ore. Monreale, come afferma il suo difensore, sarebbe stato interrogato per circa 2 ore il 9 aprile scorso e in quell'ambito avrebbe descritto le modalità di accensione del fuoco sul corpo di Roberta. Il video confermerebbe la sua versione. Sul contenuto delle dichiarazioni dell'indagato però non trapela altro. Gli avvocati che rappresentano la famiglia della vittima, Giuseppe Cansone e Sergio Burgio, dopo l'udienza di mercoledì, hanno affermato che nel video si vedrebbe anche un soggetto vicino alla fiammata, che per loro è il corpo di Roberta divorato dal fuoco, che poi si allontanerebbe, salirebbe su un'auto, che sarebbe quella in uso a Pietro Monreale, e si fermerebbe a una decina di metri, mentre il corpo della vittima continuerebbe ad ardere. Si è trattato di un video che ha spiazzato tutti, avevano dichiarato i legali, e che dimostra in modo inconfutabile che Roberta è stata uccisa al campo sportivo, caricata in un'auto e gettata nel dirupo lungo il Monte San Calogero. Ormai il gravissimo quadro indiziario a carico dell'indagato si è trasformato in un quadro probatorio gravissimo che, a nostro giudizio, avevano concluso i legali, non consente di poter formulare ipotesi investigative diverse. Ladri in azione a Sciacca all'interno di un impianto fotovoltaico di proprietà di un imprenditore agrigentino e malviventi sono riusciti ad asportare 3.500 metri di cavi in rame per un valore complessivo che ammonta a circa 20.000 euro, quasi certamente ad agire visto il quantitativo rubato. Un gruppo di persone che avrebbe utilizzato anche un furgone per darsi alla fuga. I ladri hanno rubato i cavi approfittando del buio. Indagano i carabinieri della compagnia di Sciacca. E a Santa Elisabetta i carabinieri della locale stazione hanno sorpreso un pensionato di 62 anni intento a coltivare marijuana. I militari, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno scoperto una serra fai da te dove sono state coltivate 5 piante di marijuana dell'altezza compresa tra i 50 e gli 80 centimetri. Le piante, in perfetto stato di vegetazione e che una volta raggiunta la maturazione ideale avrebbero prodotto un chilo di sostanza stupefacente, sono state estirpate e sequestrate in attesa degli etici delle analisi del laboratorio. Il pensionato è stato denunciato a piede libero alla procura e risponderà del reato di coltivazione di marijuana. Il PD chiede un confronto tra Lillo Firetto e Franco Miccichè, l'ex sindaco, oggi consigliere a capo dell'opposizione e l'attuale primo cittadino. Da giorni si scontrano a suon di videomessaggi e comunicati stampa, un faccia a faccia che neanche in campagna elettorale è mai stato accettato da Miccichè. Arturo Cantella. Nota stampa del circolo del PD di Agrigento a firma del segretario del circolo Silvio Torregrossa, che dopo la costituzione della segreteria avvenuta qualche giorno fa con l'elezione dei suoi massimi rappresentanti agrigentini, presidente Maria Giovanna Iacono e segretario Simone Di Paolo, scende in campo rivolgendo un invito chiaro e diretto al sindaco Franco Miccichè e al capo dell'opposizione, l'ex sindaco Carollo Firetto, perché facciano un confronto pubblico in presenza o in televisione affinché ciascuno di loro possa esporre le proprie posizioni e la città di Agrigento abbia modo di vedere e capire chi dice le bugie. La materia del contendere per il Partito Democratico riguarda proprio la spazzatura, che era stata una delle leve con le quali è stata scardinata la precedente amministrazione. Non solo, è sempre presente in tutti gli angoli della città, quelli più nascosti ma anche quelli più in vista.
ma vi sono tante situazioni che appaiono peggiorate, secondo il Partito Democratico di Agrigento, con le discariche abusive che si incendiano, i cumuli di rifiuti maleodoranti sparsi in ogni dove, le voci di dissenso che prima martellavano giorno per giorno, oggi sono mute, cercando anzi di fare da supporto esterno, dimostrando per il PD, se ancora ce ne fosse bisogno, che quella di prima era una campagna denigratoria organizzata e finalizzata al discredito, a prescindere dall'attività della presenza costante e puntuale dell'assessore Nello Amel e di tutta l'amministrazione. Lo stesso discorso, descrive il PD nel suo comunicato stampa, vale per l'attività di Scerbatura, che tanto spazio ha occupato sui social media per le critiche feroci, l'ironia spesso scomposta, che venivano utilizzate per sottolineare una situazione che nessuno ha mai nascosto o sminuito. Quello che però non si può non sottolineare, afferma la nota stampa del Partito Democratico, è che tutto veniva addebitato a incapacità dell'assessore e dell'amministrazione, e la certezza che veniva assicurata che, come d'incanto, una volta cambiata la guida amministrativa, tutto si sarebbe risolto. Abbiamo visto invece che la realtà è ben diversa, probabilmente peggiore di quella precedente. La città è invasa dalle erbacce, dovunque vi sono le foreste che venivano prima descritte con disprezzo, ma soprattutto si dimostra ogni giorno che passa in maniera più evidente l'incapacità dell'amministrazione micichè a risolvere i problemi che aveva promesso di eliminare subito e facilmente, tanto da indurre tante persone in buona fede a crederci. Il consigliere comunale di Agrigento, Mario Fontana, si ritiene soddisfatto del risultato della raccolta firme di ieri mattina nel piazzale Giglia di San Leone per salvare il Made in Italy. Domenica mattina, dedicata anche alla campagna Tesseramenti 2021 per la Lega Sicilia, sezione di Agrigento. Fontana afferma il fatto che tantissimi amici e sostenitori abbiano spontaneamente aderito alla nostra iniziativa così numerosi è il frutto del fatto che la Lega dimostra ancora una volta di aver fatto bene, ma soprattutto di essere una garanzia per i cittadini e per il territorio. Questa, prosegue, è la prova che il partito sta continuando a crescere in maniera esponenziale nel nostro territorio, cercando sempre di dare priorità a quelle che sono le istanze dei nostri cari concittadini. A Grotte, da una comunità alloggio per minori non accompagnati, sono fuggiti 4 minorenni tra i 14 e i 15 anni. 2 immigrati sono della Somalia, altri 2 della Guinea, sbarcati a Lampedusa. A segnalare la fuga è stato un operatore della comunità e subito i carabinieri hanno avviato le ricerche. Episodi dello stesso genere sono recentemente accaduti a Siculiana, a Villa Sicani, ad Agrigento, a Cannatello, alla Casa dei Gabbiani. Sono tutte strutture adibite soprattutto ad accogliere minori non accompagnati in sorveglianza sanitaria anti-Covid. Gli alunni dell'Istituto Comprensivo Agrigento Centro in visita alla Fattoria Didattica Vassallo di Licata per la seconda edizione dell'iniziativa Amico Asino. Vediamo. Gli alunni dell'Istituto Comprensivo Agrigento Centro hanno vissuto una mattinata che resterà impressa nel loro percorso di crescita alla Fattoria Didattica Vassallo a Licata, un centro specializzato in onoterapia riconosciuto dall'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia. Una mattinata iniziata con l'accoglienza, la protezione, la sicurezza, l'affidabilità di un amico speciale, l'asino. Inserita nell'ambito del progetto Nessuno Escluso, organizzato nell'ambito del progetto Nessuno Escluso con l'associazione Humus e finanziata dal PSR Sicilia, Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo e Pesca. Nessuno Escluso è il frutto di un progetto di inclusione sociale che ha coinvolto diverse realtà territoriali, dalle aziende agricole alle cooperative sociali fino alle istituzioni scolastiche, tutte accomunate da un obiettivo comune: porre l'attenzione sui soggetti più fragili della società e promuovere azioni concrete e di inclusione sociale. Per quel che riguarda l'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, la scuola che io dirigo, gli interventi sono stati pensati, programmati e realizzati per i minori con bisogni educativi speciali, per coinvolgerli attivamente in esperienze anche esterne all'ambiente scolastico, allo scopo di valorizzare l'integrazione di ogni singolo alunno, a cominciare dal gruppo classe opportunamente coinvolto. Per rappresentare alla microcomunità scolastica che è la classe
la disabilità senza stereotipi e nelle sue molteplici sfaccettature, per promuovere la concezione della diversità come risorsa per tutto il genere umano. In particolare, due azioni del progetto Nessuno Escluso sono state rivolte agli alunni del nostro istituto, entrambe finalizzate a sviluppare, con uno sforzo collettivo dei pari e del team dei docenti, nei bambini disabili il senso di autostima, la capacità di relazione con gli altri, il rispetto per la natura. Il primo progetto ruota attorno alla pet therapy. Gli alunni disabili e normodotati, ma anche i genitori coinvolti, hanno risposto con grande entusiasmo all'esperienza. Il progetto Amicosino ha come scopo principale quello di incrementare l'autostima nei ragazzi che aderiscono al progetto e anche di potenziare e incrementare delle abilità. Naturalmente tutto questo viene fatto seguendo un approccio molto graduale. Inizialmente, infatti, attraverso la presentazione di immagini, di video, dove ragazzi è possibile anche valutare l'impatto sia fisico che emotivo a poi la visione dell'animale dal vivo. E poi nel momento in cui si è arrivati qui in fattoria, anche qui si è stato messo in atto un approccio più graduale, inizialmente osservando l'animale da dietro il recinto e poi attraverso delle carezze, utilizzare le striglie, dargli da mangiare. Questo rappresenta anche un aspetto positivo per non soltanto l'integrazione ma anche la socializzazione. La nostra azienda fa parte di questo progetto sotto misura dell'onoterapia. L'onoterapia è una terapia per ragazzi con disabilità che si svolge appunto con gli asini. Gli asini naturalmente sono un animale che stimola immediatamente curiosità e simpatia per due caratteristiche fondamentali. La prima è quella che è un animale docile di natura e non ha bisogno di essere domato. La seconda è quella della sproporzione della testa rispetto al proprio corpo. Possiamo vedere questa caratteristica, questa sproporzione, queste orecchie grandi, gli occhi molto grandi anche rispetto alla testa, rendono subito simpatico l'animale e le persone, gli utenti sono naturalmente predisposti a toccarlo e giocare con lui. L'asino, oggi cosa faremo? Avremo un primo contatto con l'asino, quindi i ragazzi lo vedranno inizialmente da lontano, successivamente si avvicineranno, lo spazzoleranno, lo accudiranno, gli daranno da mangiare e alla fine, se vorranno, potranno fare un giro sopra la groppa. Cosa si va a stimolare con questi piccoli contatti, queste piccole attività con l'asino? Si va a stimolare innanzitutto l'autostima del ragazzo, si crea un'empatia tra animale e ragazzo e successivamente si sviluppa anche quel rispetto che meritano tutti gli animali, in particolare questo animale così docile e così buono nei nostri confronti. Veramente meravigliosa, è un'esperienza bellissima, stupenda. E lei comunque essendo non vedente ha toccato tutti gli animali, che è un'esperienza che comunque fa crescere e impara molto anche con gli altri sensi. Si è divertita, si sta divertendo, io pure insieme a tutti gli altri bambini e quindi ritorneremo sicuramente. È stata bellissima, abbiamo toccato i conigli, abbiamo visto pavone, le anatre, poi abbiamo pure toccato la capretta e poi pure l'asino. Guarda, è calda perché dentro c'è il latte, hai sentito la Simpatica e gradevole iniziativa ieri a Niscemi a cura del Rotary International. Il Rotary Club di Niscemi ha inaugurato lo stesso binocolo rotariano del Belvedere di Agrigento. Tutto grazie ad un'eccellente collaborazione tra il past president Franco Vitellaro, che aveva pensato e posizionato il binocolo nel suo anno di presidenza, donandolo al servizio della città di Agrigento, il Rotary Club di Niscemi, Maurizio Polizzi, che ha pensato bene di impreziosire il Belvedere della città di Niscemi con lo stesso binocolo. L'ADAS torna in piazza, ieri giornata di donazioni. Arturo Cantella. Continua il lavoro, l'impegno quotidiano dell'ADAS per la raccolta del sangue, oggi Raffadali ma anche Agrigento, Quadrivio Spinasanta. Un bilancio di questa mattina che sta andando sicuramente bene, quindi è necessario donare. Quanto è importante donare, Presidente? E oggi siamo qua al Quadrivio Spinasanta
vicino alla chiesa Sacro Cuore. Il bilancio, diciamo che è un bilancio un po' fruttuoso, siamo contenti di questo bilancio, sono venute persone a donare e molte persone a fare la pre-donazione. Questa oggi, diciamo oggi 30 maggio, abbiamo due tappe importanti. La prima è qua ad Agrigento, la seconda è a Raffadali. Anche in questo momento a Raffadali c'è una raccolta di sangue. Il nostro obiettivo è sempre quello di portare il sangue al centro trasfusionale e vorrei ringraziare anche il centro trasfusionale per la loro collaborazione che ci hanno sempre dato e sempre sostenuto. Io vorrei approfittare di TVA per fare un appello, lanciare un appello ai giovani che quest'anno diciamo, affrontano gli esami di maturità. E ci scusiamo intanto perché non siamo potuti venire nelle scuole a fare formazione e informazione e quindi speriamo che a settembre di riprendere questa abitudine che abbiamo avuto sempre negli anni precedenti. E il nostro obiettivo è cercare di avvicinare i giovani, perché i giovani per noi sono il nostro vivaio. E portare i giovani a donare, ad essere sensibili a questo evento, diciamo, diventa un fatto importante sia per l'ADAS sia per le persone. Allora, per quanto riguarda se ci sono i donatori che vengono per la prima volta che non hanno mai donato, dobbiamo fare lo screening, cioè dobbiamo accertarci che questi donatori sono sani, sono idonei, quindi dobbiamo fare l'idoneità. Che cosa andiamo a controllare con l'idoneità? Andiamo a fare gli esami per vedere se hanno l'epatite B, C o hanno HIV e se non sono anemici. Superato questo step, praticamente poi se sono idonei verranno a ricontattare per fare la donazione, quindi diventeranno dei donatori. E ogni volta che vengono qua si farà sempre la predonazione, cioè andremo a vedere se sono idoni, sempre si misura la pressione, si prende l'emoglobina con un emoglobinometro. E un'altra cosa che oggi facciamo, i pazienti che sono stati affetti da Covid, sì, o che quindi erano positivi, e oggi facciamo pure la raccolta per estrapolare gli anticorpi anti-Covid, quindi per il plasma. Quindi è importante fare la donazione, soprattutto in questo periodo, perché questo sangue va a finire non solo alle persone che stanno male, quindi che hanno bisogno di sangue, ma anche a questo sangue viene lavorato e quindi vengono estrapolati gli anticorpi per essere donati ai pazienti affetti da Covid. Quindi donare in questo periodo è importantissimo, io vi esorto a venire qua oggi, insomma c'è stata abbastanza affluenza qua da Agrigento e questa è una cosa che fa molto piacere perché comincia già a sensibilizzarsi la gente. Ogni anno organizziamo questa giornata per sensibilizzare alla donazione e far capire che donare sangue non è soltanto una bella azione dal punto di vista civico, però è soprattutto un donare qualcosa di sé agli altri che aiuta a migliorare la vita di chi riceve il sangue, ma anche di chi dona lo stesso sangue. E poi in una situazione nella quale si pensa che ogni tipo di contatto possa essere a rischio, donare sangue in sicurezza assoluta può aiutare ancora di più le persone che hanno bisogno di sangue e farli uscire da un incubo che potrebbe essere quello di non avere nessun tipo di aiuto o di disponibilità in questo senso. È bello questa collaborazione tra le parrocchie e l'ADAS affinché insomma ci sia questa volontà di donare, specialmente in vista del periodo estivo dove si sa che si dona meno e la carenza aumenta. Certo, deve essere una collaborazione che deve rafforzarsi sempre di più. Da parte delle parrocchie c'è stata sempre questa disponibilità, non solo a donare ma anche ad incitare affinché il cittadino, il parrocchiano e il cristiano possano sentirsi sempre più invogliati a fare questo bel gesto di
civiltà ma anche di cristianità. Signora, lei ha deciso di donare oggi qui presso l'autoemoteca del Quadrivio Spina Santa dell'ADAS, come mai? Come mai? Perché frequentando un corso e conoscendo il dottor Marotta, che è una persona speciale veramente, e ho capito l'importanza di donare il sangue per far sì che chi ne ha bisogno lo sfrutti, ecco, perché è una cosa abbastanza importante. Oggi come oggi, diciamo che essere più gentile, più aperti è una bella cosa. È una donatrice abituale? No, oggi sto facendo la predonazione. Sì. Quindi si è convinta che donare è importante, facciamo anche un appello magari ai tanti che non lo fanno. Ragazzi, signore e signori, è una frazione di secondo, in un secondo si possono salvare davvero tante vite. Quindi venite qua a trovarci e a donare con l'associazione ADAS. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Basilio Borgo scrive due nuovi libri dedicati all'Acragas. Il servizio è di Eugenio Cairone. Presso il camping Valle dei Templi a San Leone, Basilio Borgo, il tifoso scrittore agrigentino, ha presentato due nuovi libri della collana Acragas in bianco e nero e a colori. Si tratta dei volumi La marcia del gampero e L'urlo di Nocera. Presenti l'ex regista bianco-azzurro Giuseppe Catalano e Pino Rigoli, entrambi amati dai tifosi agrigentini. Basilio Borgo il prossimo mese, sperando che la Sicilia diventi nel frattempo zona bianca, presenterà l'ennesimo libro dal titolo storico, ovvero Clamoroso Alcibali, il trionfo dei giganti a Catania. Basilio Borgo riesce a raccontare anche a fumetti le partite con disegni davvero belli. Uno dei pregi di Basilio Borgo è che fa vivere la passione per il calcio disegnandone i gol. Nulla da invidiare, insomma, con i disegnatori professionisti. Basilio, la pandemia non ha bloccato il tuo lavoro di scrittore? Sì, effettivamente l'anno scorso, non ci fu il primo lockdown, io ho prodotto più di 20 libri, tutti l'unica volta, proprio nel periodo in cui eravamo bloccati a casa. Con anche la tipografia, dato che non aveva tanto altro lavoro, ho usufruito delle mie pubblicazioni. E in pratica sono arrivato a quota 55, e infatti i libri che prendo ora, oggi sono due libri dell'anno scorso, in cui parlo del campionato del periodo 91-94, quando l'Agrigento Interland vinse il campionato Serie D andando in Serie C2, che poi si richiamò di nuovo Acragas, e poi nel periodo dopo anni 2000, quando ci fu la vendita Pino Rigoli in eccellenza, abbiamo fatto due libri, il libro in cui c'è il periodo suo, quando l'Acragas vinse il campionato d'eccellenza, e poi in Serie D arrivò al secondo posto del Savoia, spareggiando con la squadra emiliana, perdendo ai rigori in quel di Fondi. Di quest'anno, del 90-91, sì, è stata una cavalcata, bellissima. Siamo partiti per vincere il campionato, l'abbiamo vinto. La società aveva fatto una squadra completa in tutti i reparti, quindi è stato un bellissimo anno. Poi abbiamo fatto due anni C2, poi, come sempre succede in questa città, ci sono i fallimenti e cose, però speriamo quest'anno che si possano riprendere una nuova società, speriamo che possa ritornare alla casetta ai fasti di un tempo, perché lo meno. Io sono qui perché intanto ho incontrato il mio amico Pino Rigoli, che è un grandissimo allenatore, al quale dicevo come mai, chiedevo spiegazione di Messina, perché io ho vissuto 4 anni a Messina in maniera splendida, però i tempi cambiano, quindi hanno fatto una cosa un attimino esonerato mentre non aveva il Covid, è stata una cosa che è fuori dal mondo. Però la vita ha insegnato a me, e penso anche a lui, che non ci dobbiamo più meravigliare di niente, perché viviamo in un mondo un attimino pericoloso. Di questa vicenda purtroppo ne abbiamo parlato, ma non si può commentare, non ci sono parole. Assolutamente non ci sono parole. Però dobbiamo non c'è una parola, però dobbiamo dire che hanno sbagliato i dirigenti, perché una cosa del genere non esiste al mondo, però fa parte della vita, andiamo avanti, la vita prosegue. Sono qui perché
quando Basilio chiama. Rigoli, intanto come sta? Benvenuto ad Agrigento, io non le faccio commentare la cosa, però diciamo che il Messina con lei ha fatto un brutto autogol. Parliamo di Akragas adesso, la sua presenza è un auspicio, è un buon auspicio. Ma me lo auguro per il futuro di Agrigento, calcistica, per l'Akragas, per tutto il popolo agrigentino, che questa città possa rivivere quello che ha vissuto in passato, perché ci sono stati dei momenti di calcio importante, non mi riferisco solo alla mia, nella mia presenza, ma anche ancora prima ci sono stati dei momenti importanti con delle promozioni, quindi mi auguro che questo nuovo corso, questa nuova società possa ridare lustro a questa città. Comunque lei è ricordato sempre con affetto, dicendo la presenza anche da parte di Basilio, che è sempre presente, lo vuole sempre presente, perché lei è una figura che non si potrà dimenticare. Ma guardi, pure io ricordo con affetto la città di Agrigento, e quindi se oggi sono qua tralasciando i miei impegni, che avevo degli impegni importanti, sono venuto perché, a parte per vedere Basilio, perché anche lui ha passato un momento di difficoltà e quindi mi ha fatto piacere rivederlo, rivedere degli amici, sono stato pure allo stadio per rivivere un po' lo stadio che per un po' di tempo l'ho vissuto con tanti ricordi importanti, quindi a me venire ad Agrigento mi fa sempre piacere, quindi per questo sono rimasto molto legato, il fatto che oggi sono qua lo dimostra. Calcio finisce 1-1 tra Folgore e Akragas, la prima partita del triangolare dal quale uscirà una finalista per la promozione in Serie D. Carmelo Lentini. La Folgore si conferma bestia nera per l'Akragas, che passato in vantaggio con Gambino viene raggiunto con una rete su Misca nel finale. Biancazzurri molto manovrieri sin dai primi minuti, che prendono in mano le redini del gioco. Primo sussulto con Gambino al 16esimo, imbeccato da Biondo con un colpo di testa, il cui tiro va alto al di sopra della traversa. Poi un paio di episodi dubbi per un tocco di mani in piena area folgorina, specie il secondo sembra essere abbastanza netto, ma l'arbitro opta per l'involontarietà e sorvola. Folgore sembra più abbottonata e così il primo tempo termina sul nulla di fatto. Nel secondo tempo la compagine dei tempi si scuote, accelera e al 57esimo trova il vantaggio. Passaggio lungo di Biondo per Gambino, perfetto stop di petto e di sinistro infila abilmente il portiere di casa. Pronta la reazione dei padroni di casa, che sugli sviluppi di un calcio di punizione trovano il pari al 79esimo con Etname in Mischia, che trova anche una deviazione fortuita e sfortunata del difensore Cipolla. Non succederà nulla sino alla fine della gara, malgrado i 5 minuti recupero, per cui entrambe le contendenti rimangono in corsa per la lotta al vertice. Domenica prossima la Folgore farà visita alla Nissa, mentre l'Akragas osserverà un turno di sosta. Anche la gara Canicattì-Sangataldese è terminata in parità 1-1. Gara molto combattuta che si è sbloccata al 90esimo per una malaugurata autorete del biancorosso Ferotti. Forte la reazione del Canicattì, che giocando in superiorità numerica per l'espulsione di Kwame al 46esimo raggiungono il pari in pieno recupero, e cioè al 99esimo. Anche in questo caso la finale rimane in bilico e il lago della bilancia a questo punto diventa il Mazara. In questo momento la partita è appena finita, quindi sicuramente è un peccato, perché comunque giocare contro la Folgore non è assolutamente facile. È un avversario che lotta su ogni pallone, gagliardo, è difficile veramente. Quindi trovare gli spazi giusti è veramente complicato. Eravamo riusciti ad andare in vantaggio e poi per una ingenuità comunque abbiamo fatto un fallo di punizione, dove sappiamo che loro hanno un uomo che li calcia benissimo, è pericoloso, e quindi la ritengo più un'ingenuità. Poi siamo stati anche sfortunati, perché a quanto pare c'è stata la torrete di Cipolla. Però voglio dire, nel complesso anche oggi, pur non avendo disputato una grandissima partita, specialmente nel primo tempo, non abbiamo sofferto praticamente nulla. Cioè io non faccio fatica a trovare un tiro in porta anche della Folgore. Dico, anche noi non è che ne abbiamo fatti chissà quanti, però ripeto, nella giornata
Diciamo no, anzi ni, perché comunque sia c'è da dare veramente merito alla Folgore. Però anche noi sicuramente avremmo potuto fare qualcosa in più, tant'è che poi il secondo tempo ci siamo cambiati anche dal punto di vista tattico, ci siamo messi a quattro, siamo riusciti ad andare più esternamente, siamo stati un tantino più pericolosi. Però sapevamo che alla vigilia che sarebbe stata difficile, così come sarà difficile fino alla partita con la Nice. Eravamo preparati, sapevamo a cosa andavamo incontro e sappiamo a cosa dobbiamo andare incontro e cosa ci vuole per riuscire a ottenere comunque il passaggio alla finale. Ma diciamo che nel primo tempo le squadre si sono un po' studiate e nessuno dei due voleva perdere, quindi non ha rischiato nessuno dei due. Poi nel secondo tempo c'è stato un po' un cambio di rotta da parte dell'Agras, che con gli elementi che ha, noi sapevamo che l'Agras è una squadra attrezzata per vincere questo torneo. E forse abbiamo arretrato un po' il baricentro, loro hanno fatto dei movimenti importanti e sono andati in gol. Però c'è stata la nostra reazione che è l'arma che ci contraddistingue, quindi noi abbiamo messo il cuore, l'anima per riuscire a pareggiare questa partita, ci siamo riusciti e quindi io penso che fondamentalmente il pareggio in questa partita sia il risultato più giusto. Io devo elogiare ancora questi ragazzi che stanno ancora di più facendo delle cose stupende e stanno andando oltre le loro possibilità, quindi io do un grande merito a questi ragazzi che ancora una volta mi hanno stupito, ecco. Volley la Sea Paragona lotta e vince la semifinale playoff per la promozione in A2 contro il Catania. Vediamo. Vittoria in rimonta per la SEAP Dalle Cardillo Aragona, 3-1 sul campo della Rizzotti Design Catania, 3 punti fondamentali per mettere in discesa la gara di ritorno in casa da Agrigento per la qualificazione alla finale per la Serie A2. Oh, ma voi mi provocate sempre, ma io tanto rispondo nella stessa maniera, la partita non è in discesa, la partita comincia 0-0 e l'ultima palla deve cadere dalla parte giusta rispetto a quello che vogliamo noi, questo è l'obiettivo. Dicevamo prima, non ci sono partite perfette in semifinale di playoff, ci sono partite nervose, partite sporche, partite dove l'aspetto nervoso agonistico conta tanto quanto quello tecnico. Detto questo, una bellissima partita anche tecnicamente, due squadre che secondo me hanno dato uno spettacolo di livello veramente ottimo rispetto alla categoria. E siamo molto contenti. Cosa ha fatto oggi la differenza? Qual è fondamentale secondo Massimo Dagioni? Ma non c'è stato un fondamentale unico, queste sono partite che vanno vissute sui momenti. Nei momenti giusti, a parte il primo set, dove pure abbiamo avuto molte occasioni per riportare subito dalla parte nostra il risultato, invece lì non siamo stati abbastanza incisivi in contrattacco. Nei set successivi non abbiamo realizzato tutte le occasioni, anzi alcune anche relativamente semplici non le abbiamo trasformate in punto, però alla fine il volume di gioco, l'intensità in difesa è stata tale per cui l'abbiamo portata dalla parte nostra. Sono comunque 3 punti che danno fiducia e morale per il match di ritorno. E caspita, 3 punti qua sono tanti. Coach Marco Relato, quanto amaro in bocca le lascia questa sconfitta contro la SEAP Dalle Cardillo Aragona? Me ne lascia parecchio. Perché secondo me con un po' più di esperienza, però quella purtroppo non la possiamo comprare al supermercato, no? Questa partita credo potesse finire in maniera diversa. Merito ad Aragona per la vittoria, non hanno rubato assolutamente nulla, è stata una bellissima partita credo sia da parte loro che da parte nostra, che decisa da quel pizzico di esperienza, grosso pizzico di esperienza in più che loro hanno rispetto a noi e che ha permesso loro oggi di gestire meglio, in maniera più proficua, i palloni dopo il 20. Il fatto però di essere arrivati in ogni set oltre il 20 significa che tecnicamente e tatticamente la partita noi l'abbiamo giocata e ce la siamo giocata alla pari con loro e questo ci deve dare fiducia per pensare di venire ad Aragona a fare un'impresa.
Infatti servirà l'impresa sabato prossimo ad Agrigento, al Nicosia, per ribaltare questo risultato. Sì, è vero, servirà un'impresa, però cioè, le imprese fanno parte dello sport e innanzitutto bisogna credere di poterle compiere, altrimenti non si potranno compiere. Bisogna sapere e capire come costruirla, l'impresa, e la partita di oggi ci deve dare tantissima fiducia su alcuni aspetti, ci deve far riflettere su quali sono quei due o tre palloni, il modo di gestire quei due o tre palloni che oggi hanno fatto la differenza, perché la differenza è stata quella. Rispetto alla partita che avevamo giocato qua in campionato, quando c'erano stati dei set vinti nettamente dall'una o dall'altra, oggi questo non è successo, no? È stata una partita che dal punto di vista tecnico-tattico è stata veramente giocata alla pari. Ripeto, noi dovremmo andare a cercare di limare qualcosa su quei due o tre palloni che possono completamente ribaltare la situazione sabato prossimo. Barbara Murri, tre punti per la SEAP dalle Cardillo Aragona sul campo del Catania. Che sapore ha questa vittoria? Guarda, ha un sapore dolcissimo, perché tre punti qui erano difficili da prendere, ma veramente tanto tanto difficili. Ci sono state delle incertezze iniziali, ma sono felicissima che siamo riusciti a superarle e uscirne tutti insieme. Gran voglia di tornare in campo, e hai giocato una gran partita. Sì, come sempre ovviamente quando si ritorna da un periodo di pausa è sempre più bello, un'emozione tornare in campo. Poi erano due mesi che non giocavo una partita ufficiale e sono felicissima, perché se penso che settimana scorsa ero in panchina con uno strappo nel braccio di 3 centimetri, direi che è andata più che bene. Oltre due ore di partita, una battaglia sportiva, l'ha vinta con merito l'Aragona. Cosa ha fatto la differenza tra le due formazioni? Secondo me è la voglia di non mollare mai, perché loro quando stavano sotto in alcuni frangenti hanno mollato. Invece noi ogni volta che stavamo sotto poi abbiamo recuperato, e secondo me questa è stata la dimostrazione che non vogliamo lasciare niente a nessuno. Basket, la Fortitudo vince la semifinale dei play-off di Serie B contro Omega. Vediamo. Zacca, che partita è stata? Partita tosta all'inizio, siamo riusciti a uscirne grazie a forse qualche prestazione individuale. Non è niente questo, non abbiamo fatto ancora nulla, non voglio neanche festeggiare, si pensa subito a martedì. 42 punti, si può dire che è stata forse una delle tue partite migliori? No, la mia partita migliore della stagione sicuramente, della mia carriera sicuramente, ma come ti ripeto, non abbiamo fatto nulla, un paio d'ore per festeggiare e poi si pensa subito alla prossima. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.